professori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui perché non c'è un perché. Ci facciamo belli perché domenica siamo soli. Oh. Esatto, cioè. Sì. Spa. Siamo felici. Ci rifacciamo la faccia. No. Non è! Non lo voglio! Aspetta. Sì, fai un comodo. Arrivo, eh? Vai. Ma dai! Mi dai il coso! No. È il mio bicchiere questo. Iniziamo la nostra spa. Te lo faccio prima a te. Perché prima a me? Perché... Allora, mettiti giù alla mia testa. Che è difficile stare a tantissimo per tanto tempo. Sì. Sei pura. Ok, non riesco. Era acqua fredda. Ah, davvero è acqua fredda? Adesso io devo stare attenta a non farlo aderire al piercing. Ci devo girare intorno. Perché sennò te lo strappi. Sì, ci devo girare intorno. Beh, sarebbe un bellissimo prank. Ok. Quanto dobbiamo aspettare così? 10 minuti. Ok. Bene. Sono passati 3 minuti. In realtà. Che parte possiamo fare? Che? Possiamo, invece di farla qua in bagno, sì, usare lo specchio con 1000 luci che abbiamo meticolosamente creato? Andiamo allo specchio. Andiamo allo specchio. Wow, siamo ben illuminati adesso. Faccio prima io prima tu. Together, everyone. Oh mio Dio. Oh God. Ok. No, beh, non lo voglio più fare. Ok. Sì, me lo tengo, ci dormo. Ah, ma sei pazza? Ah, sei proprio una donna forte. Ah, amore mio, sei una donna forte. Oh mio Dio. Sì, il dolore. Dovranno partorire questo e niente. Sto piangendo. Non ho pianto così, però quando ho detto di essere incinta. Poi rimangono così. Sto piangendo. Capite perché partorisco io, non lui? Capite? Sono con le lacrime. Sto letteralmente grondando. E mentre parla. Hello, darkness, my old friend. Allora, io faccio una detox mask, okay, e invece a te ti faccio... Perché questa rende troppo forte. Let's go. Mettine un po'. Come lo stai mettendo? Perché io non ti sto guardando. Io sto seguendo gli Zulu. Cos'è lo Zulu? Lo Zulu è una tribù. Ma dai! Scusami, lo sto mettendo o no sul naso? Sì, te lo sei riempito il naso. Ah, sì? Sì. Sei proprio una diva. Yes. Benvenuti nell'angolo di Chiara e l'angolo di Lara. Un po' suona meglio. Benvenuti in un nuovo segmento di questa nuova puntata di Rispondiamo ai vostri commenti. Bene, vai, leggili tu perché io da qua lancio e leggo. Dimmi. Ma perché sul tuo sfizio c'è scritto 12-13 minuti ma sembra che ne passino solo 5? I tuoi video dovrebbero durare 2 ore. Adesso questo video durerà 2 ore. Andiamo avanti. Chiara, mi è piaciuto tantissimo il tuo video, sei una bravissima mamma e molto dolce. Che tenera quando hai lasciato Ale dormire, che carina Zoe inizio video. Che si che cosa si immaginava che ti dicessi, oh, anche perché? Sveglia! Anche perché? Sta per fortificare tutte le persone che... Dove cazzo vai? Quando vado? Si è rotta la sedia? No, mi hai rotto la sedia, no! No, l'hai rotta! Mannaggia la miseria! Beh, però parliamone chiaro, meglio che si è rotta a me che a te. Ma a me non si era mai rotta, infatti! Ma hai preso anche più di te, Vabbè, ma non è perché pesi, No, peso sì. Sì, ma non è per quello. Era una sediolina che sapevamo che si rompeva. Okay. Si rompeva. Ok, vai, vai. No, quello che stavi dicendo è che mi ha... No, io stavo dicendo, ma vi pare mai che gli faccio... Ho una sensazione che chiaramente vogliono adottare un bambino. Lex, sei d'accordo? Metto subito like. Allora...
Sì, vogliamo adottare un bimbo, ma non adesso. No, ma sai perché rispondo così? Perché io nell'ultimo video ho detto che la famiglia si allargherà, a parte Zoe. Ma ovvio, esistono anche gli animali. Esatto, e parlavo di animali sì. Per adesso. No, però poi in futuro adotteremo sicuramente. Sì, però per adesso animali. E dico animali per una ragione, perché c'è uno di questi animali, che sono più sì. Di uno, che non è un classico animale. Sì, il dodoendro che vogliamo comprare sì. È un insetto particolare. Sono carica, vai, dimmi tutto. Esatto, what the fuck? Sto cercando un commento interessante, perché molti non sono... Quanti anni ha compiuto Ale? 13, un tempo. Vero, non si può dire che hai mentito. In vita tua tu hai fatto 13 anni, sicuro. Leonardo Fucelli ci scrive: non capisco come fate a non vergognarvi. Una famiglia nel 2020, 20 anni a testa e anche di più. No, solo io di più. No, allora, 21. Pure tu, 21. Di più, siamo due anziani. Siamo due anziani. Lara è una bambina... Lara è una bambina in arrivo, due cani e ancora nessuno dei due ha la patente e la macchina. Ogni volta che chiamate quel povero santo del papà di Ale o i tuoi genitori, fosse in voi mi sotterrerei sinceramente. Se noi avessimo la macchina, ma ci vedesse uscire con i nostri genitori, direste: che cosa carina, state sempre insieme. È vero. Noi siamo completamente sufficienti, autosufficienti, cioè noi ci spostiamo con taxi, mezzi, cioè siamo persone normali. E soprattutto perché è una cosa particolare quando una donna è incinta, che forse il nonno della bambina gli fa piacere vedere sua nipote, perché abbiamo fatto mille uscite da soli. Tina, ce l'abbiamo anche, semplicemente non abbiamo la patente per guidarla. Sì, esatto. E quindi non la guidiamo, che sta lì parcheggiatina al posto suo, e ce la daranno quando sarà, ed è vera. La macchina c'è, ma non la usiamo, perché non abbiamo la patente. Esatto. È follia. Io personalmente, voi lo sapete, io la patente la stavo per prendere, ma poi mi sono presa quel grande spavento, mi sono spaventata, voglio superare la paura, quindi prima o poi la prenderò, ma comunque... Questo che voglio far capire alle persone: quando ci vedete con i nostri parenti in giro, non è perché li chiamiamo e diciamo: che ci portate di qua? No, è magari parlando, tipo: sì, domani dobbiamo andare da questa parte, guarda, ci devo andare anch'io, ci andiamo insieme. Ovvio, ci fa piacere. Esiste l'amore di famiglia, giusto per dire. Capita che le famiglie si vogliano bene. È scioccante. No, amore, avevi uno stalker? Sì? Ma solo io ho notato il signore dietro Chiara Fisso. Sai come ho detto a una, come ho risposto? È la guardia del corpo. Povero Ale, il team povero Ale. No, il povero Ale c'è sempre. Qualsiasi cosa tu faccia c'è un povero Ale. Se monti un mobile, poverino, gli stai facendo montare il mobile. Se porti la busta della spesa, povero Ale, sta portando la busta della spesa. Sai quella cosa bella? Che se fosse per sbaglio il contrario, Ale, sei un mostro. Tua moglie è incinta e gli fai portare la busta della spesa. La logica è vera. Cioè, nel senso, non sono povero perché ci riesco. No, tu sei povero Ale. Qualsiasi cosa tu faccia, povero. Io mi immagino se vinco al Super in lotto. Povero Ale. Quando nasce Zoe? Domani. Sta già respirando per me, Caio. E Frida mi scrive: grazie, tu sorella. Poi, andiamo avanti. Aspetta. Ale, Chiara ha messo la tua maglietta, vaffa. Perché io ho detto, non lo diciamo ad Ale che ho messo la sua maglietta. Ma sei un po' aggressiva prima. Carmade. Pronto? Mary Pipitone mi scrive: Lara, hai, senza H, il fidanzato e io. Leggi la mia risposta con una voce... A 6 anni. No, con una voce più maschia. A 6 anni! No, come l'avrei fatta io. A 6 anni! Capite? Spasimanti, come usate. Che poi ha pure usato dire: perché sei bellissima. Allora. Mary Pipitone. Ah, questo è assurdo. Questa è una cosa assurda. Ma qualsiasi... Allora, Martina Channel mi scrive: ma qualsiasi cosa devi chiamare Ale senza cavartela da sola? Manco ci hai provato a vedere perché non funziona subito Ale? Che poi è amore... Sì. Nella vita non funziona così. Leggili come gli ho risposto. Leggile la mia risposta. Leggigliela.
C'è scritto: e quindi ho chiamato una coppia di sostiene sempre. Saluti Chiara Paradiso. Dai! No, gli ho scritto: ma che sei seria? C'è sta puzza di bruciata assurda e ci capisce più lui di me su ste cose. In una coppia ci si sostiene sempre col cuore. È normale, dove non arrivo io arriva lui e dove non arrivo io ci sta lui. Ah, no, dove io, lui, lui, io. Vabbè. Poi ovvio, se ci si sta da soli c'è se industria, ma è anche bello quando si convive completarsi a vicenda. Vieni qua. Di qua, fratello bello, carissimo. No, avanti, Tanto ancora se devono asciugare ste cacchio di maschere. Faccio una cosa bellissima. Voglio vedere come vi risponderebbe lui. Ok, facciamo la posta dei tesori mia. La posta dei tesori, no, aspetta, questo non voglio rispondere. Ok, sono complicate le cose. Ciao Chiara, mi chiamo... No, ho 17 anni. Non posso rispondere, ha salutato te. Ciao Ale, mi chiamo... Ho 17 anni. No, ti chiami... Perché c'è... No! Zitto! Non si può dire! Cos'è il nome fittizio? Va bene, come la vuoi chiamare? Ciao Ale, mi chiamo Pikachu. Ho 17 anni e sono incinta. Ok. Io sono... Poi non commenta, commenti dopo. Io sono felicissima e anche il mio ragazzo lo è, ma la madre del mio ragazzo vuole che io abortisca perché non vuole che il figlio si rovini la vita con me. I miei genitori lo sanno, non sono contenti, ma mi appoggiano qualunque cosa io decida. Sinceramente non avevamo cercato questo bambino, so che avremmo dovuto proteggerci, che siamo giovani e sono anche abbastanza terrorizzata, ma allo stesso tempo mi sento la ragazza più felice del mondo ed è come se amassi già moltissimo il mio bambino. D'altra parte, il mio ragazzo sta avendo problemi con i suoi genitori e lo amo troppo per vederlo stare male a causa nostra e della sua famiglia. E ho troppa paura nel guardarmi sola con un bambino. Che potrei fare? Hai qualche consiglio? Ti mando un bacione. Grazie in anticipo, se leggerai la mia mente. Iniziamo che il bacione non lo accetto, poiché sono fidanzato felicemente e non accetto bacini da altre donne. Voglio proprio vedere come rispondi, vai. Devi tenerla questa cosa che non accetto. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Pikachu. Allora, io so che i 17 anni sono un'età particolare e stai andando incontro a un nuovo capitolo della tua vita particolare, perché effettivamente una gravidanza a quest'età io personalmente non l'ho mai vissuta e quindi non posso... No, allora, ok. Partendo dal presupposto che... Sì. Abortire è la cosa più fuori luogo che io abbia mai sentito. Personalmente io sono molto... Allora, non sono contro gli aborti, perché comunque una donna è libera di fare quello che vuole con il proprio corpo e con qualsiasi cosa lei decide di mettere al mondo. Yes. Quindi non sono né pro né contro, sono semplicemente pro-choice. Tu puoi scegliere quello che vuoi e Presidente, vada avanti. Perfetto. Ok. Detto ciò, la famiglia del tuo ragazzo secondo me non deve avere per niente, come la tua famiglia, non deve avere per niente voce in capitolo su quello che è il continuo della tua gravidanza. Perché è una cosa che nessuno ti può mettere in mezzo, come ho detto prima, la scelta la fai tu e il tuo compagno, il tuo ragazzo, può scegliere se affiancarti. Allora, secondo me, personalmente, dovresti avere una conversazione con il tuo fidanzato e capire se effettivamente questo bambino lo potete crescere insieme, se lui è anche felice, perché molte volte ci sono delle persone che non sono disposte a crescere figli in giovane età e sono super d'accordo con questo, nessuno è pronto, nessuno nasce imparato, diciamo, alla romana, e quindi devi avere assolutamente questa conversazione con il tuo ragazzo. Ovviamente la conversazione secondo me non dovrebbe essere basata su quello che vogliono i genitori del tuo ragazzo. Secondo me, personalmente, e tranquillamente lo dico perché sono una persona senza peli sulla lingua, la madre del tuo ragazzo è una persona molto ignorante. Ti consiglio di lasciare stare queste opinioni, perché le persone ignoranti le lasciamo per conto loro, perché nessuno può incitarti, come ho già detto, a fare queste scelte, e chiunque ti incita a fare queste scelte è un grandissimo idiota. Sono felice che perlomeno da parte della tua famiglia c'è un grande supporto. Quello che ti consiglio è finisci gli studi bene, se riesci, che è una cosa un po' difficile, però secondo me le donne ce la fanno più facilmente dei maschi, perché comunque siete un pochino più sveglie di noi, trovati un lavoretto nel mentre che studi, se riesci, guardate. ho fatto la stessa cosa! Mi fa piacere che comunque sei già nell'ottica che le protezioni andavano usate, ma comunque capitano queste cose, non devi aver paura assolutamente,
perché comunque nel mondo attuale trovare sempre supporto da qualsiasi gruppo di persone, perché se non è la famiglia sono gli amici. Noi siamo proprio l'esempio lampante che comunque abbiamo, ok, delle famiglie meravigliose che ci supportano, ma anche abbiamo persone, sia io che nella mia vita, che Chiara nella sua, abbiamo persone che oltre a essere amici, permetto di dirlo, sono anche come se fossero una seconda famiglia. Quindi l'importante è accerchiarsi sempre delle giuste persone e prendere le scelte giuste per te, il tuo figlio o figlia che sia. Quindi non lasciarti prendere dalla paura, goditi questa esperienza se te la vuoi godere, e spero che andrà tutto quanto bene. Dai, sei stato bravo. Sono stato bravo. Avrei aggiunto delle cose, ma sei stato sì, bravo. Sì, ma non sono... No, sei stato bravo. Allora, le cose importanti da ricordarsi sono due. Il fatto è la ragazza è minorenne. Esatto. Ok, è una minore. Quindi il fatto che ci siano i genitori di mezzo è normale, giusto. Ma la madre del ragazzo non si dovrebbe veramente permettere di dire io voglio che tu abortisca. Giusto, non può. Perché sei tu quella che comunque deve prendere la decisione, perché sei tu poi che vai comunque a fare questa cosa e sei tu che un giorno potresti ripensare a... E dire, perché io leggo che tu sei, ti senti la ragazza più felice del mondo, questo non puoi metterlo da parte, questa, non, no, questa cosa non la puoi mettere da parte. E quindi fresca. Quindi per questo io sono molto più che pro nel dirti che parlatene tu e il tuo fidanzato. Se il tuo ragazzo, cioè tu mi dici no, dall'altra parte il mio ragazzo sta avendo problemi con i suoi genitori, lo amo troppo per vederlo stare male a causa della nostra e della sua famiglia. Io ho troppa paura nel guardarmi sola con un bambino. Io ti dico la verità. Se il tuo ragazzo decide che magari lo voleva pure questo bambino, ma per colpa di sua madre ti dice no, io non ci sto, ti dico che il tuo ragazzo ha tanta strada da fare e stai meglio senza, fidati. Perché comunque fare... D'accordo. Ci vogliono grandi palle per sì. Crescerti un bambino perché da solo. Bambino giovane. Sì, ma io sono la prova vivente che ce la si può fare. Sbagliando, per carità di Dio... Ma ce la si può fare. La cosa bella è che hai detto che comunque hai la tua famiglia dalla tua parte, che comunque ti appoggiano qualsiasi cosa tu decida. Quindi secondo me dovresti andare avanti per la tua strada, pensare con la tua testa e non farti assolutamente influenzare. Anche perché io a distanza di anni adesso lo posso tranquillamente dire, ai tempi anche a me dissero dalla parte del padre, mi dissero abortisci, e io gli risposi con o senza di voi, il figlio è il mio. Non con questo dito, ma con un dito in questa zona. Il figlio è mio, shut up bitch, ci penso io. Comunque tesoro, ti mandiamo un bacione enorme e qualsiasi cosa tu scelga, stay strong, ce la farai. Però scegli con questo, non scegliere con altro. Ce la puoi fare in qualsiasi caso. E anche con questo ogni tanto scegli. ce la puoi fare. Fatevi uscire le palle. Ok. Qualcosa che non sia... Problemi di amicizia. Oh, bish. Ok. Qui posso parlare per giorni. Vai. Si chiama Bo, come il gatto di mamma. Ciao. Ale. Grazie. Mi chiamo Bo. Ciao. Io ho 16 anni. Mazza, per un gatto è un fottio. Per un gatto è tanto. Ti volevo chiedere aiuto su un problema che mi perseguita da molto tempo. Io sono una persona abbastanza solitaria, che non ha tante amicizie per via del carattere che ho. Ma anche in queste poche amicizie che ho, non mi sento a mio agio e mi sento sfruttata. Vuol dire che non sono vere amicizie. Oh, scusate, ho commentato. Oh, stai in silenzio. Bravo che me l'asciughi. Ad esempio, ho un'amica che mi scrive solo per lamentarsi del suo ragazzo e quando le scrivo io per chiederle come le è andata la giornata, visualizza e non risponde. O anche, nell'altra amicizia dove siamo in un gruppo di 3 ragazze, mi capita sempre che le altre si vedano sempre e che stiano sempre insieme e che a me mi calcolino solo quando gli è comodo. Io davvero mi sento molto male quando frequento le mie amiche, cosa che non dovrebbe essere, immagino, aggiungerei io. Però d'altro canto, se abbandono le mie uniche amicizie, dopo rimarrò sola, senza nessuno. Ti prego dammi dei consigli, perché non ce la faccio davvero più. Un bacio grande a te, Lara, Chiara e a Zoe. Grazie in anticipo per la risposta, Bo. Intanto sono contro i baci, come ho già detto per Pikachu, lo dico anche per te. Va. Secondo me, a 16 anni, le amicizie sono tutte false, punto. Qui l'ho detto, qui lo nego. Se sei amico di qualcuno a 16 anni, quell'amicizia non è un'amicizia vera. Punto, perché ci sono troppi fattori,
secondo me l'amicizia vera, quindi le amicizie basate sul rispetto vero, le puoi avere, ed è una cosa super unpopular opinion, e mi basceranno nei commenti per questa cosa, dai 18 in su capisci chi è un tuo vero amico. Brutto, puoi avere l'amichetto, secondo me. Però se non lo coltivi poi questa amicizia quando hai 18 anni, la perdi. Allora aspetta, io penso che Ale stia semplicemente cercando di dire che quando si è molto giovani c'è si sta in una età molto difficile e cambiano tante cose, come possono cambiare le persone, come possono cambiare le strade. Sì, e quindi solo in età un pochino più avanzata e quindi definita più adulta puoi capire nell'effettivo quali persone possono veramente essere e far parte della tua vita, perché molto spesso quando noi siamo piccoli abbiamo semplicemente quelle persone con le quali scherziamo, giochiamo. Esatto. Però quando cresci ci sono poi le persone che magari ti stanno a fianco in dei momenti che sicuramente sono più complicati. Esatto, però, c'è la differenza tra amici e conoscenti. Sì, però ovviamente non facciamo di un fil d'erba un fascio, perché ovviamente ci sono persone che hanno un amico che si portano dalle elementari fino alla morte. No, ma anche io ho persone che conosco da quando sono piccolo, però l'amicizia vera... Vabbè, questo è il suo pensiero. Si è maturata poi dopo, ma il mio pensiero non è una cosa, oh mio Dio, come fai a dire questo? È un mio pensiero. No, l'ho spiegato perché magari andava spiegato, però... Come ho detto prima, la regola è questa. Non è questo dito, non è quest'altro, una cosa in mezzo. Se avete problemi con le mie opinioni, qualcosa qua in mezzo vi risponderà. Io non lo faccio perché sono una persona educata e di alto calibro che fa i ruttini in pubblico e dice le bestemmie, perché siamo a Roma e quindi così è la gente educata. Sta andando. Sì, no, sto andando per la tangente. Io vado per la tangente. Allora... Sì. La cosa è questa. Cosa le consigli? Allora, io ti consiglio questo. Primis, non aver paura di stare da sola, perché molte volte quando sei da solo, e questo l'ho vissuto sulla mia pelle, perché io sono una persona che apprezza lo stare da solo, non che fortunatamente io amici ce li ho sempre avuti, non mi sono mai ritrovato senza nessuno. Ed è una cosa molto fortunata dalla mia parte, perché comunque ho avuto persone che mi volevano bene, persone che mi vogliono bene tuttora. Io mi sono ritrovata nei momenti sola. Io solo per scelta, però, cioè nel senso, io molte volte mi sono spento, chiuso nel mio mondo per avere quel tempo per riflettere, e secondo me è una cosa che fa comodo. Ovvio, a 16 anni che si è molto sociali, e quindi diciamo che se non esci... Che non vale per tutti. No, ma è un'età molto sociale. Qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio? Sempre la regola del dito a questa amica in particolare, che non ti risponde per chiederti come sta, e la regola vale fino a quando lei non ti chiede come stai, e lì tu gli fai un... pippone esistenziale della tua vita. Se queste tre ragazze che fanno i cippilippi per conto loro e quindi fanno i gruppettini e ti tirano un po' fuori, ciao ragazze, fate i vostri gruppettini, molto probabilmente troverai persone migliori, a prescindere che oggettivamente vale la regola del meglio soli che male accompagnati. No, meglio soli che male accompagnati non è una regola, è meglio soli. Punto. Lei ci sta scrivendo che rimane con queste amicizie che la fanno sentire male perché ha paura di stare da sola, e qui vige la regola del meglio soli che male accompagnati. No, meglio soli, punto. Ribadisco, meglio soli, perché se sei solo nessuno ti accompagna, quindi meno male accompagnata. Meglio soli, punto. Tu quando conosci una nuova persona, no, cosa? Chi non abbiamo conosciuto? Piacere. Sei single? No. No. Non lo sono e non lo sarò mai. Non... Oh, siamo appena conosciuti. Devi anche valutare, perché ci sono anche metodi nel quale noi ci autochiudiamo molte volte. Magari i comportamenti che abbiamo, anche soltanto cose che diciamo, cose che facciamo. E io non sono una persona che dice cambiate per gli altri. Però molte volte... cambiare per se stessi ti porta anche ad avere ragioni sociali diverse. Questo è molto interessante, perché ci sono due strade. Uno può dire, mi trattano male, mi sento sfruttata, ciao. Però d'altro canto è anche giusto, come dice lui, farsi una domanda. Nel senso, secondo me un minimo ti devi anche chiedere perché non ti chiamino. Sì. Quindi se c'è magari un problema, perché di solito in linea generale... sulla base il problema c'è. Sempre. No, certo. No, cioè non per forza dentro di te, te persona che viene esclusa, un problema c'è sempre. Sì, certo che c'è. Ovvio, molte volte non sei tu la causa scatenante del problema e non è la tua, come si dice, persona a essere, diciamo, problematica. No. Però puoi capire da questo anche cosa migliorare. Esatto, capito? Sì.
ma se a me arriva un messaggio con come stai, punto, io che faccio, non rispondo. Se una persona mi scrive, ehi Ale, questo, questo e questo e questo, ovviamente amici, chiuso, sposato, bene. No, perché sennò poi mi vengono a scrivere, ehi Ale, c'ho questa, questa cosa qua, beh, comunque come stai? No, non è un invito. Però per esempio se un mio amico mi scrive o un mio collaboratore mi scrive ho questo problema qui, bla, comunque come stai? Perché ormai fanno tutti così, hanno capito come funziona. Devo vedere anche per esempio di mia gemadria, che mi fanno oh Ale, schedule tops per oggi, bla 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 bla, comunque tutto bene. Lì ti rispondo anche al tutto bene. Se mi scrive buongiorno, tutto bene, sì, fine della conversazione, però è finita così la conversazione. Beh, questo vi fa capire quanto siamo persone diverse. Siamo tutti diversi. Cioè, lei se gli scrivi... Io sono una di quelle persone che con le mie amicizie... allora, io per esempio... Dipende che amico è, però, effettivamente. Sì, io nella mia vita ho trovato tante persone che mi hanno fatto stare male e che mi hanno assoltata tanto. E tipo... quindi ti dico... però è vero che queste cose mi hanno fatto crescere tanto, tanto. Sì. E ho capito anche che... magari in quel momento non stavo tirando il meglio fuori dalla mia personalità, per esempio, crescerai molto con questa esperienza, però non darti colpe che non hai, cioè analizzati, sfrutta la cosa per analizzarti, ma non, sì, e poi non rimani sola, cioè oggettivamente no. Gruppo Telegram di Chiara, vero, vero, io non ci sono apposta. Io non ci sono e so tutto quello che fate perché lei ci sta attaccata a 24h, se non c'hai un'altra tesorina c'hai Chiara proprio stessa, vero, oh. Vero. L'ho creato apposta. Oh. E poi la cosa bella del gruppo è che 24 ore su 24 trovi sempre qualcuno con cui parlare. Sì. Vero. E ci sono anche persone... Bravo. Comunque... Andiamo, va? Allora, ci dobbiamo... Madonna, io veramente però ho fatto un errorone. L'ho messo sugli occhiali. No, l'ho messo sugli occhiali. Sei proprio una pazza. Pazza, pazza, ragazza. Sembra quasi un videoclip di quelli. Oh, andiamo. Burrito. Banane, babuzze, buste. L'ho tolto tutto? Ma l'ho tolto? Eh? L'ho tolto? Mi sono sciacquata pure io. E mo' riannamo da là perché se mettiamo un'altra maschera. Stavolta gold. Perché siamo ragazze pazze, ragazze rich bitch. Vero? God, luxury. Yes. E ribentornati nell'angolino di quel di Chiara. E di Ale. Questo ha i pezzettini di oro. Oddio, 24 carti. Tutti in fila per 6 col resto di 2. Qual è l'attività che ti piace fare di più insieme a me? Insieme a... Dai. Mangiare. Ah, okay. No, non è vero. Mi piace tanto. Ed è uno shocker. A me quando parliamo? No, a me non piace quando parliamo tanto quanto mi piace quando facciamo le cocche sul divano. Ho una fame. Ci ordiniamo un panino? Ovvio, deve durare 2 ore sto video. Facciamo anche un Mac. Facciamo un Mac, ma facciamo tutto. Allora, il double cheeseburger senza salse e senza cetrioli. Yes. È il panino più buono, yes, del McDonald's. Dovrebbero farlo con la salsa Big Mac. Con la salsa Big Mac sarebbe il panino più buono del pianeta. Che poi oggi stiamo vedendo. Solo che io oggi ho voglia di Crispy Mac Bacon, quindi lo prendo. Io faccio una cosa allucinante, cosa, raga. Cosa vuoi fare? Io faccio... No, lo sai... Io nel Crispy Mac Bacon toglie il bacon, lei, sì. Madonna, è vero. Questa pazza, pazza gravidanza. Sì. Che però ti dirò, strane. Perché il fatto è questo, il bacon del Mac, ora non per besciare il Mac, non è sempre buono. Dipende quando lo prendi, perché alcuni Mac sono tipo impeccabili, come dovrebbero essere, e quindi cucinano le cose in tempo. Altri, giustamente, per risparmiare tempo, perché sono cristiani pure loro e lavorano, te lo cucinano un po' prima. E quindi non sempre ti arriva il bacon buono. Rispondiamo alle domande. Di chi? Dei tesori. Dove? Adesso. Link in descrizione per il gruppo Telegram. Avete già idea per come mettere i lettini nella camera delle piccole? Sì. Aprite un canale anche per Zoe? Boh, forse, sicuramente. Cioè, c'è la Lara, non vedo perché non dovrebbe avercelo Zoe. Non tutti, ma prevenire è meglio che curare, eh? Mm?
Chiara, come stai? Addoloratissima, grazie. Chi è più geloso dei due? Chiara. Progetti futuri per la nuova casa, cambiarla e prenderne... prendere una villa gigante. Sì, sì, perché si sogna... in grande. Nessuna domanda, sei fantastica. Grazie. Cosa avete provato la prima volta che siete entrati nella nuova casa? Ah. Ah! Cheers. Farete vedere Zoe appena nata? Sì. Cosa vi ha colpito l'uno dell'altro? Un pugno? Un braccio. Se avessi la possibilità di scegliere il vostro futuro, cosa scegliereste? Il mio futuro. Il mio futuro. Ok. Ha detto di fare le domande adesso. Corretto. Da quanti anni state insieme? Tre, quasi tre. Più o meno. Anche se sono 10, forse. Volevi dire altre parole a Lara invece di ciò che hai detto per dirle che sei rimasta incinta di Zoe? Sì, no. Siamo incinta di Zoe. Non gli abbiamo detto perché non sapevamo il nome. Adesso gli avrei detto siamo incinta di Zoe. Ah, din din din, abbiamo un vincitore. Qual è stata la prima impressione l'una dell'altra? Madonna mia, che bell'uomo che sono. Qual è la cosa che ti colpisce di più di Ale? Il braccio. I pugni. Cosa brutta. La tua prima reazione quando hai scoperto di aspettare Lara? Ma no, quanto tempo ci impiega? Tre pregi e tre difetti l'uno dell'altro. Ok. Vai, prima le signore. Ok. Tre pregi. Sei... Dì la verità. Tre pregi suoi è che è premuroso. Ok. Nei miei confronti. Molto vero. Sì. Confermo. È super intelligente. Confermo anche questo. È modesto. Confermo anche questo. Ed è la mia metà. Oh. E... i difetti voglio sentire. No, adesso mi sento i pregi. Allora, i pregi. Chiara è una persona molto amorevole, per quanto è strana. È brillante. È una persona molto brillante. E non vedrei la mia vita con nessun altro, quindi sì. Sembra che mi stai prendendo per i fondelli, però. No. È perché dico cose carine adesso. Poi dopo. Sono difetti grandi. Quindi sono amorevole? Sei amorevole, sei. Non posso dire parolacce. Sì. Però sei quella parola con la F che finisce con mente e intelligente. E non ti arrendi di fronte a nulla. Che senso? Cosa fottutamente. Ah, fottutamente intelligente. Sei fottutamente intelligente, proprio. Ah. Enfatizzo sul fatto che sei intelligente. Okay. Sei stupenda, fottutamente intelligente, amorevole. E aggiungo anche il quarto perché lo devo aggiungere perché non riesco a fermarmi a tre complimenti perché ti amo veramente. E sei una persona che non si arrende mai. Okay. Ok, tre difetti. Chi inizia? Inizia tu, ovvio. Okay. Inizia tu. Quando si arrabbia. Oh, non è un difetto, è un pregio. Si arrabbia. Ah, mi incazzo. Tanto. Permaloso. Io se mi incazzo me la tengo anche. Sì, arrabbio, quando si arrabbia urla un po' troppo, però va bene, ti amo lo stesso. E non me ne vengono altri. No, davvero, non me ne vengono altri. L'unico difetto è vero. Che se mi arrabbio urlo come un pazzo. Dai, di tre difetti veri. Tre difetti veri. Quando ti arrabbi tu, tiri fuori escrementi allora, pesanti. Però, che prima che mi fai arrabbiare... Anche io prima che mi fai arrabbiare ce ne vuole. Come tutti. Io di meno di te. No, io molto di meno di te. Io mi arrabbio molto più facilmente. Io sono aggressiva. Tu sei passivo-aggressiva. Chiara è passivo-aggressiva. Se io non mi voglio arrabbiare una... Io ti faccio magari... Io sono la classica bad bitch. La classica... Quando ti inizia a guardare tu sei la così? Classica... No. Quando ah, ti faccio sì, così? Sì, sì. Quando ti inizia a guardare così, che Chiara... mi fai, non mi guardare così? Sì. Mi dice sempre, non farmi quelle facce! No. Perché lei fa apposta questo, lei sa che il suo unico modo per vincere... Allora, è collegato agli altri due difetti questo. Okay. Il tuo unico modo per vincere una discussione, quando io ho ragione, perché ovviamente ci sono anche discussioni in cui tu parti, stai col sorriso a 33 denti perché hai ragione tu, no? Mm-hmm. Però quando tu sai di non aver ragione, okay, fai di tutto per mettermi il ditino dove non devi, tipo mi guardi così dall'alto al basso, oppure gli faccio, non fai la saccente, lei fa, ok. Tutte queste cose, quello è un difetto brutale. Con la maschera, ecco come gli aprirà. Sì. Caio, stai. Grazie mille, buona giornata. Ok. Dove vuoi mangiare? Beh, siamo di là, tutto illuminato. Ah, vuoi mangiare di là?
What is this? Perché? Qual è il se... Questa è la scatola del McChicken? Le ricche. Ce le mangiamo comunque, sì, ovviamente. Sì, ma è strano. Questo è uno specialone, sì, di quelli. Che parte, per che cosa stiamo festeggiando? Sono incinta. Scusa se non te l'ho detto prima. Lara pensa di condividere le cose con la sorellina che nascerà o sarà gelosa? Lui dice sempre che vuole condividere tutto con, sì, Zoe. E che cosa ha detto l'altro giorno, tipo? Non sgridate mia sorella. Ma fa... Perché poi questa cosa non mi ricordo? Perché tu hai detto? Che avevo detto? Zoe, mannaggia quanto ti muovi. Ah sì, è vero, dicevo, madonna, mi sta ammazzando, mi stava dando, sì, un sacco di calci. E lei, non sgridare mia sorella. Vi siete imposti degli obiettivi e li avete raggiunti? Allora, ce ne siamo imposti dei nuovi perché quelli che ci siamo imposti li abbiamo raggiunti. Ah sì, esatto. Ed è una cosa molto bella. Molto bella. Però, cioè, non è che non... E allora, per quanto mi riguarda, non è che io non mi accontento mai e che penso in grande. No, io non mi accontento mai. Quando eri incinta di Lara a 16 anni, la gente che ti vedeva con il pancione ti mi ha guardato male? Sì. Come ha reagito Ale quando gli hai detto che avevi una figlia? Ale, non vedevo l'ora. Amore, si riferisce a Lara. Mm? Si riferisce a Lara. Ah, sì. Che io avevo una figlia, Lara. Ah, no, allora il fatto è... non l'ho vista come una cosa cattiva. Noi eravamo amici, per poco tempo ma siamo stati amici, quindi sì, lei l'aveva già conosciuta. Molto poco, l'avevo già conosciuta. Diciamo che... non capisco chi dice che i figli sono tipo un turn off per le relazioni. Mm. A me non cambia personalmente. Infatti, capisco. Mm-hmm. Oddio mio, io odio questa domanda, è proprio stupida. Mm-hmm. Scusatemi, mi permetto, ma è proprio stupida. Ma Lara la calcolerete anche quando Zoe sarà nata? Scusatemi, mi fa proprio incazzare questa domanda, è proprio stupida. Scusa, veramente, chiedo scusa. Non rispondiamo praticamente alla persona. Però è proprio stupida. Ludovica Borzetto. Cioè, seriamente... Ludovica, che cavolo c'hai in testa? Seriamente, cioè, veramente... Mi dispiace dirlo, però è proprio stupida questa domanda. Cioè, no, perché capito? Scusatemi, me l'ha tirata proprio fuori dai denti, ma non è la sopporto questa domanda. È follia dire il contrario. No, ma come si fa? Cioè, veramente. Non so. È follia. Mm-hmm. Infatti tutte le tesorine, ma che razza di domanda è? Ma che è? Giustamente. Ti perdi i pezzi? Sì, non ho messo un pezzo, proprio lì. Ha risposto anche... Dice, no, dico che visto che Zoe è molto più piccola dovrà avere molte attenzioni, quindi forse Lara la lascerebbe un po' da parte. Ma perché? Ma perché? Perché siamo due. Ma quando perché? Uno sta con Zoe e l'altro sta con Lara e viceversa. Ma devo stare anche tutti insieme. E poi Lara non è, capito, un anno, capito? Cioè, nel senso, può camminare a fianco a noi. Poi... Anzi, Lara l'ha sempre detto, quando andate a cambiare Zoe ci sto io, voglio fare io. Cioè, sarà molto presa, molto attiva in tutto questo, quindi no, sì, Lara, perché? No. Mannaggia. Cosa hai pensato tu quando hai visto per la primissima volta il test di gravidanza? L'abbiamo visto insieme in realtà, perché l'ha fatto insieme a me. Era tipo un... Lui saltellava dalla gioia. Lei no. Io no. Lei no. Ma non perché non ero contenta, perché ero tipo scioccata, perché dicevo wow. Perché a me comunque avevano detto che non potevo più avere figli. Quindi comunque per me il fatto che sono rimasta incinta è stato tipo ah wow, ok. Perché mi avevano confermato poi che in realtà l'avrei potuto avere, però una cosa è a parole, un'altra è che effettivamente ho avuto questo grande dono e gioia, quindi ci sono rimasta tipo wow. Però continuavo tipo a riguardarmi il test, non mi ricordo che ho fatto esattamente. Allora, io ti avevo detto quante barre si devono fare, tu mi hai detto due, ed è stata una cosa come tipo, tu hai detto, ma sai quanto ci vuole 5 minuti per si vede? 30 secondi dopo la barra è la cosa, era proprio, cosa vuol dire, uber incinta, più incinta di così non potevi essere, sì. E la cosa che mi ricordo, che non mi scorderò mai di lui, è che lui continuava a volermi dare il 5, voleva, stava continuando a fare, e vai, e sì, e io... No, aspetta! E lui, andiamo! E io, niente, proprio. Te lo ricordi? Sì. Registrerai il cover di qualche canzone e le pubblicherai nel canale su Telegram. In realtà sto lavorando... Per la sua. Per la mia nuova musica. Perché lui ieri, io stavo nel gruppo Telegram e lui a un certo punto fa... Ma viene qua, ma che stai a fare? Io stavo cantando con gli audio nel gruppo Telegram. Poi. No, raga. Queste domande si stanno iniziando veramente a fare un po' strane. Cosa? Sei felice che il padre è Ale?
Sei felice che sono il padre di tuo figlio? Sentiamo. Lo sapete che l'abbiamo deciso noi? T'ho scelto io. Cioè, nel senso, ovvio che sono contenta. Non potrei chiedere persona migliore al mio fianco, né padre migliore per le mie figlie, quindi... Certo. Cioè, per me è scontato, la reputo scema come domanda, tra molte virgolette, perché per me è scontato, ti ho scelto io. Cioè, non è che è capitato, io ho proprio scelto di stare con te, di fare la mia vita con te. E tu, fortunatamente, hai scelto me. Si è ringraziato il Signore. Quindi, per me è scontato. Ale, come ha reagito quando ha scoperto che stava per diventare papà? No, no. Ok, stava bruciando tutto di là. Una zanzariera. No, non è, si chiama zanzariera. Anche zanzare. Ah, sei figlia unica. Non dovevo esserlo. Per ben due volte di fila. Vorresti allargare ulteriormente la famiglia tra qualche anno? Sì. Beh, mo ci vuole, proprio perché ho avuto la sfortuna, e non lo dico a caso, di essere figlia unica, sogno una famiglia molto grande. Invece lui è abituato. E ne sono una ancora più grande. Nino, qua sotto, se no mi si sfonda tutto, sta buono. Ok, se dovessimo descrivere la nostra vita in 5 parole, come la descriveremmo? Oh mio Dio, cosa... Tante cose belle e brutte. Come credi che sarà il rapporto tra Zoe e Lara? Bellissimo. Perfetto, meraviglioso. Sì. Anche perché se non sarà perfetto. Poi, la sera prima di andare a letto, ci pensate al futuro, ai progetti con la nuova bimba e a quelle avventure che vivrete voi e la vostra grande famiglia? Lo penso sempre al futuro. Non vedo perché bloccarsi durante la sera prima di andare a letto. Di solito la sera prima di andare a letto penso a cosa c'è su Netflix che non ho visto, poi mi ricordo, hai visto tutto Ale. Già che ci siamo, di che colore sarà la macchina di Zoe quando avrà la patente? Possibilmente champagne. Secondo me invece se esce veramente come so io, rosa. Una bella macchina. Ci questo caro. Ecco la gola, prima che qualcuno pensa... Ti ubriachi, Marfo, perché tu non dovresti bere e guidare. No, aspetta. Non dovresti guidare bevendo. Non si beve la macchina. Bravo. Non le bere. 2, 3 o 4. Chi sei? Ah, c'è un uomo in casa mia. Ah! Questo è uno specchio, se ve lo state chiedendo. Effettivamente. Vorreste trasmettere le vostre passioni alla Rezza in futuro? No. Avranno le loro passioni. Esatto. Sì. L'unica passione che gli passerò è quella di avere una passione, ovvero di... No, sì, no, davvero, davvero. Davvero, perché ci sono dei genitori che quando i figli hanno una passione ti dicono no, studia. Io gli dico studia, ma abbi la tua passione. Studia, ma se sei in grado di studiare hai la tua passione libera. Esatto, cioè... E anzi... Deve essere una cosa... La spingerò, cioè sì. Qualsiasi passione avranno, dagli tutta. Yes. Qual è stata la prima cosa o vestitino che avete comprato a Zoe? L'ha fatto Gigella ed era una camicia della salute. La prima cosa l'ha fatta mia mamma ed era una tutina. E sì. Poi mia nonna con la camicina della fortuna. La fortuna. Sì. La lalande suavemente. Besame. E suavemente. Me, mamme. Chiara, solitamente sei più diurna o notturna? I tempi che furono notturna, adesso diurna. Adesso verso le 22 sto con la bavetta. Ciao Chiara, Lara, Ale, Zoe e Lara. No raga, vi prego, siamo 8 per... No, siamo 7 persone. Se vi mettete a salutare tutti, affittiamo dopo domani. Perché lo sai che fanno? Tipo, ciao, magari mi scrivono soltanto un bacio. Ma scrivono un bacio a te, Lara, Ale, Zoe, Caio e Ash. Siamo 7. Ma scusa, un bacio siamo a 7. Tutti. Un bacio a famiglia. Un bacio a tutti, famo prima, raga, siamo troppi. Ma perché, sai perché secondo me lo fanno? Per farmi capire che loro mi conoscono e che mi seguono e che sanno che siamo 7 persone, 7 cristiani. Ma mo che si allarga la famiglia, veramente farete tutti? No, vado giù. Ale era un tuo fan, no? Mai nella vita. Ma perché non ci dai il tuo numero? Ma perché forse la panna da G. Perché ho scelto, ma perché te ne vai? Maria! Demonio! Basta, ci mettiamo sul letto per rispondere. Vabbè, continuiamo a rispondere dal letto. Vai. Tanto vado a chiudere tutto.
Ok. Abbiamo chiesto di farci le domande che stanno arrivando veramente un sacco. Quindi continuiamo perché siamo molto intenzionati a fare il video più lungo della storia del canale. Allora, se riusciamo ad arrivare a un 24... Perché in realtà stiamo avendo un 24 ore con voi. Però facendo tutto. Non è 24 ore, amore. Stiamo registrando da... Da pomeriggio. Da oggi pomeriggio che erano tipo le 6, adesso sono le 22. Vabbè, però siamo avendo 12 ore, amore. Peccato, potevamo fare anche quello. Mannaggia. Vabbè, no, però non è 24. Tipo 24 ore di MacBang, la posta dei tesori... tutto. No. Vabbè, dai. Prossimo video lungo sarà 24 ore di video. Vabbè, ma lo faremo un video ancora più lungo. Però già questo è molto lungo. Cioè, io mi immagino domani a montarlo. Io sarà lui mi vedrà caos. Che piango in mezzo. Cioè, sarò lì a montare. Monto. Allora. Quanti figli vorresti? Non ho un numero. Ma almeno tre. Almeno tre. Almeno tre. Cioè dai tre in su? Sì, dai tre in su. Okay. Ragazza, senza contare, facciamoci forza. Senza contare la razzone. Ragazza, facciamoci forza. Facciamoci forza. Risparmio. Ti piacerebbe trasferirti a New York? No. Avete mai pensato di adottare un gattino? Sì, però abbiamo una casa con il giardino e non mi sembra un posto adatto per un gattino, dato che... Abbiamo paura che scappi. Sì. Non che scappi, io sì. Ma che tipo... Perché i gattini non scappano, in verità. Se tratti bene un gatto, non scappa mai. Tipo, magari esce e poi ritorna. Il problema è che la strada è vicino casa e no. No, io non me la sento in questa casa di prendere un gattino. Magari nella prossima sì, ma per adesso non me la sento. E poi soprattutto adesso, come ho detto, un gattino non si può prendere perché io sono incinta e ci sarebbe il problema delle feci del gatto. Quindi dovrebbe sempre stare lui appresso al gattino. Quindi non te lo potresti nemmeno. No, anche perché calcolate che per me sarebbe un'esperienza completamente nuova. Sì. E in questo momento non è una cosa che mi sento poi con Zoe appena nasce. È un po' un caos. No, ci saranno dei nuovi arrivati, però non sono gattini. Però nella nostra vita ci sarà un gatto. Sì, lo prenderemo. E poi magari domani troviamo un gattino per strada e può succedere tutto. Quindi non prendete, perché poi se no dicono: ah, ti sei contraddetta. No, che tutto può succedere nella vita. Che cibo odi di più in assoluto? La cosa è proprio non riesco a fisicamente concepire di mangiare. Ce l'avrai uno? Io ne ho più di uno. Caio non si fa. Io ne ho più di uno. No, io non ho cibo, io non riesco a mangiare. Forse qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa, sì. Salata male. Ah sì, sicuramente troppo sale. A me i capperi non mi piacciono, le acciughe, perché mi si infilano le cose dentro. Le verdure, le verdure quelle che sono troppo amare. Le cose amare in generale, il wasabi. Wasabi lo tu. Io sono partita sopra, sto finendo sotto. No, io ho trovato la posizione perfetta. Vabbè, ma io sono incinta, questo è un video speciale, se può fa. Boh. Dura due ore, se siete arrivati a questo punto commentate... Prugna. No. Commentate, io non riesco ad apprezzare le prugne. Questa frase, se scrivete, io non riesco ad apprezzare le prugne... Allora, scrivete no, anzi, prugne, no, virgola, io non riesco ad apprezzare le prugne. Sì, se scrivete no, virgola, io non riesco ad apprezzare le prugne. No, dovete scrivere prugne, no, virgola. Io non riesco ad apprezzare le prugne. Punto esclamativo, mettiamo il cuoricino, punto. Sì, sì. Secondo voi qual è il senso della vita? Un senso non ce l'ha. È una rotatoria. Poi? Ok. Animale preferito? Caio, Ash lo amo di meno. Io amo tutti i miei animali. No, però l'animale preferito, cioè io ho tanti animali che mi piacciono. E quindi sì. A me piace quella lucertolina che fa. Esatto, sono carini. Mi piace tanto.
Un'altra domanda, già Chiara, la sensazione di diventare madre per la prima volta l'hai provata anche. Ma invece tu, Ale, che sensazione hai provato al pensiero che da qui a pochi mesi sarai padre? Avete presente un misto fra paranoia, felicità, tristezza? Perché tristezza? Esplosione di rabbia? Le stai dicendo tutto a caso! Falso senso di sicurezza? Dai, sei serio? No, è un misto fra paranoia, felicità, falso senso di sicurezza che poi diventa una depressione che mi porta a realizzare una felicità ancora più grande di quella di prima. Reale sarà più importante Zoe? No. Se serviva una risposta, no. Sono due le bambine in casa, tre se consideriamo anche Chiara. Voglio tutte e tre bene ugualmente, le amerò tutte e tre ugualmente. Poi... Vi siete mai sentiti inadeguati come genitori? Ogni sì, giorno? Sì, ogni giorno, guarda. Farete un tatuaggio insieme? Molto probabilmente sì. Sì, io ho già scelto. Io ce n'ho un paio da farmi insieme. Cioè, io voglio fare una cosa e... Per me lui è la persona più importante della mia vita, a parte le mie figlie. E questo non cambierà mai, a prescindere da tutto, quindi... Cioè, non mi pentirò mai di un tatuaggio del genere e quindi sì. Se doveste scegliere di vivere per tutta la vita senza un cibo, verdura, frutta, qualsiasi cosa, che cibo scegliereste? Cioè, vivere tutta la vita senza capperi, perfetto. Una melanzana, così tanto. Canzone che vi rappresenta. Lui me l'ha dedicata una e quindi sì. Abbiamo la nostra canzone. Sì, però ce la daremo per noi. Sì, sì, non vi dico il titolo. Che sennò poi va tutti quanti i video tributo. È una cosa nostra. Secondo te come sarà l'età padre? Bello. Secondo me, allora, lui come papà sarà perfetto. Impanicato? No. Impanicato no. Tipo nei momenti più clou, no. Tipo gli arriva una... Perché per esempio è successo che Caio avesse fatto da cucciolo dei disastri di pipì, no? Uh-huh. Lui prima di andare a prendere i fazzoletti rimane un attimo così, che non sa che cosa fare, no? Gli devo dire, amore, vai a prendere i fazzoletti! E allora lui corre e va scattante, no? Quindi io penso che anche con Zoe farà così, perché il suo carattere... Sì, ma perché sono una persona che rimane a pensare 3 secondi esatto. E trova la soluzione migliore. Esatto, e quindi penso che sarà un attimo... Riflessivo. Sì. Sarà riflessivo. Poi, ora come avete finito di sistemare la... Ora che avete finito di sistemare la casa, come vi sentite? Non abbiamo finito. Non abbiamo finito, c'è troppo da fare. Vorreste vivere all'estero, se sì, dove? Sì, a Roma Sud. Estero lontano proprio. No, non è vero, va bene dove siamo adesso. In un tuo futuro prossimo, quale sarebbe il tuo più grande desiderio? Non lo dico perché se no non sia vero. E io posso sapere. Non ho battuto. Ah. Il più grande desiderio è che tutto quello che stiamo pianificando si esaudisca. E c'ho lo stesso desiderio in realtà. Giorgio Badalamenti mi chiede: farai un canale per Zoe? Farai il video del parto? Vorresti altri figli dopo Zoe? Prenderete un altro cucciolo? Vorresti adottare un bambino o una bambina? Da quanto siete insieme tu e Ale? Se Zoe fosse stato un maschio, come l'avresti chiamato? Allora preferivo un fratellino o una sorellina? Pensi che Lara e Zoe vadano d'accordo? Perché hai scelto proprio quei nomi per le tue figlie? Che significato hanno i nomi di Lara e Zoe? Ti prego, rispondi a queste domande, ti adoro. Sì, 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 no, 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 sì, 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 no, non vedi il significato. Chi ha fatto il primo passo? Non lo so, tu. Se per primo passo si intende chi ha esplicato per prima i propri sentimenti? Tu. Lui. Tu mi hai fatto capire in tutti i modi che ti piacevo. Io ero un po' più chiusa. Sì, non però, è quello il primo passo. Quando mi ha fatto capire che gli piacevo, sono stata io a baciarlo. Sì, è lei che mi ha fatto il primo passo, io ho semplicemente detto, nel senso... Lui me l'ha fatto capire in tutti i modi, sì. Che lui mi ha regalato un anellino di plastica sì, il giorno prima. Sì. E il giorno dopo ho preso lo baciato. Che non era un anellino di plastica, era un tappo della Coca-Cola, sì. Però era è una cosa nostra, non ve lo sì, so spiegare. Sì, è una cosa carina, una cosa divertente. Però il giorno dopo ho preso lo so baciato, sì. Ho detto che cazzo, allora ti piaccio, mi piaci. Certo. E allora ci stiamo. E poi è nato l'amore. Sì. Poi Lara sa che sei bisessuale.
Lara non capisce. Magari è un po' presto per spiegargli la sessualità a una bambina. Lara non capisce. Lara però è sempre vissuta in un contesto con molte coppie LGBT+. A parte, ma è sempre vissuta con zie facenti esatto. parte. Si sono sposati i nostri cari amici Cristian e Bruno. Sì. E abbiamo detto. Si sono sposati. Lei li conosce. Lara ha sempre vissuto in un contesto comunque molto aperto. Cioè, molto aperto e cioè normalità, come giusto che sia. Ogni tanto ti viene da pensare a quando Chiara partorirà? Sì, tantissimo. Davvero? Sì. Cioè? No, voglio... Che senso? Io mi sono fatto un piano di logica. Okay. Valigia. Ok. Punto preciso. Poi esce e poi si ricorda che io sono a casa. No. Poi ti ricordi. No, avrò la perfetta... Ti assicuro, sarò una macchina. Una macchina? Sarò una macchina. Nemmeno avrò emozioni, sarò tipo... Bene, amore. Come sta andando? E mi farò con la testa ogni quanto ci sarà una contrazione. E poi, se per qualche ragione oscura le contrazioni sono tipo tra un minuto dall'altra, prendo il primo medico che vedo nell'area e faccio: senta, mia moglie sta partoriendole. Ok. Mi do una pizza sono e poi mi caccio. Sono spaventata di prima. Che sentimento provi quando ci pensi quando io partorirò? Un sentimento felice. Qualunque esso sia. Tuo papà tempo fa ti disse una frase: c'è sempre la possibilità di scegliere, che poi hai tatuato, ce l'ho qua. Ad oggi pensi che questa frase ti abbia aiutato a superare le difficoltà e i periodi brutti? Assolutamente sì. Sarai geloso di Zoe, ad esempio, quando avrà un fidanzato? No, perché sono una persona sana di mente e non voglio rendere la vita di mia figlia un inferno. Infatti ci sarò io con le pistole dietro. Sulla pelle mia devono passare per prendere le figlie mie. Più avanti vorresti creare una tua linea di magliette per le tue sorine? C'è già. Link in descrizione. Mi offendi, sorella? Proprio l'altro giorno abbiamo tolto metà del merch perché ne sta arrivando uno talmente tanto bello che ci sarà una parte in collaborazione con un artista che mi sta disegnando le cose. Cioè, regà. Over the top. Sorella, stai offendendo. Amica. Qual è stata la voglia più strana in questa gravidanza? Io lo so. Cosa? Hot dog nello yogurt. I tuoi genitori come l'hanno presa con il fatto del trasferimento? Allora, mia mamma, quando sono andata a convivere, mi ha aiutata in tutto e per tutto. Okay. Però c'è stata da parte sua... Allora, da una parte era tipo un... Sono contenta, yeah, ok. Però dall'altra... Non lo so. Dall'altra era un po' così. Invece mio padre si è chiuso a riccio. Cioè, mi sono trasferita e ho detto io vado a vivere da sola. E si è proprio chiuso a riccio. Cioè, proprio per un periodo ha cambiato anche personalità. E purtroppo è una cosa che mi ha fatto soffrire molto, però... Capisco, perché più che altro penso che lui non mi abbia voluto dire quanto ci ha sofferto e nel momento nel quale, cioè tipo una delle ultime sere che sono stata a casa loro a dormire, oh cavolo, mi viene da piangere, no, mio. Vai avanti te. Non è andata benissimo, c'è stata una brutta discussione, acqua passata comunque. Vabbè, sono cambiato un po' di cose. Sì, qua. Sono cambiato un po' di cose. Vabbè, ci sta, magari tornerà normale. No, mimi. Ok, abbiamo ufficialmente finito di rispondere a tutte le domande che c'erano sul gruppo Telegram di Chiara, quindi come al solito link in descrizione, entrate nel gruppo pubblico perché... Questa pazza ci sta tipo 24 ore su 24 e adesso sta prendendo le creme con cui dormiremo perché la giornata spa non è ancora finita. Mamma mia, quanta idratazione che sto dando alla mia pelle. Ma come devo fare questa? Devo proprio stenderla bene? È la maschera. Ma stai a vedere? Sì, però non esagerare perché comunque deve essere... Cioè, si assorbe in fretta, però... Ci devi dormire, calcolo. Così è troppo? Non ti vedo. Ciao. Noi adesso ci mettiamo a dormire. Matt. Matte. Matte.